Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e oggi vi presento la nuova Jano Bike E20. Si tratta di un'e-bike fat pieghevole, con motore da 1000 W e batteria Panasonic da 614 Wh. E offre un'autonomia che varia da 30 a 60 km con una sola carica, a seconda del vostro stile di guida e dell'utilizzo, visto che la Jano Bike E20 dispone della modalità pedalata assistita, ma anche della modalità full electric con l'acceleratore. Potete quindi decidere di pedalare con l'assistenza oppure utilizzare l'acceleratore per supportare la pedalata o per andare senza pedalare. La Jano Bike E20 dispone di 5 livelli di assistenza, in ognuno dei quali troviamo un tetto massimo di velocità. L'acceleratore andrà a rispettare ogni velocità e può essere utilizzato in tutti i livelli. Per il controllo delle funzioni troviamo un pratico display LCD che andrà a mostrare i parametri di percorrenza. Prima di passare alla scheda tecnica facciamo delle premesse molto importanti che riguardano il suo utilizzo e la destinazione d'uso. Infatti, purtroppo la Jano Bike E20 non rispetta la normativa. Con un motore da 1000 W e una velocità che non è bloccabile elettronicamente a 25 km/h. In base a queste caratteristiche non risulta perfettamente a norma e non è possibile circolare in piena velocità in strada. Andrebbe quindi utilizzata in terreni privati o al di fuori della strada. Secondo parametro, il pacco batteria è alloggiato nel posteriore e viene supportato da un sistema a slitta, nel quale va inserita la batteria. Questo tipo di sistema non è adatto per le sollecitazioni importanti. Per questo motivo non sarà adatta agli sterrati più impegnativi, ma è meglio utilizzarla sui fondi lineari e battuti e sullo sterrato leggero. Diversamente, a lungo andare andrete a riportare sicuramente dei danni, in quanto la slitta deve sostenere l'intero peso della batteria. Il motore è molto potente e dispone di una coppia abbondante che arriva fino a 65 Nm. Grazie a queste caratteristiche sarà ideale e adatta anche per i rider più robusti, per chi deve trasportare dei pesi o per chi deve affrontare delle rampe importanti. Anche se, ricordiamo, le e-bike dotate di motore posteriore non sono adatte per le lunghe pedalate in salita, ossia non sono adatte per percorrere tanti chilometri in salita senza soste. Se vi occorre una e-bike per fare molte salite, sarà meglio scegliere un motore centrale. Andate a vedere le differenze tra motore posteriore e motore centrale. Passiamo ora alla sua scheda tecnica, a partire dal telaio in alluminio, che risulta decisamente più sottile della concorrenza, visto che il vano batteria è alloggiato nel posteriore. Al centro troviamo il classico meccanismo di piega che consente appunto di piegare in due parti la bicicletta per andare a ridurre l'ingombro. Anche se, a differenza di tutti gli altri modelli che abbiamo provato, il manubrio non risulta pieghevole, ma viene alloggiato con un sistema di spessori. In questo caso però, d'altra parte, abbiamo un manubrio decisamente più basso, che andrà a servire al meglio le persone di bassa statura, visto che avrete il manubrio in una posizione più vicina e controllabile. E addirittura, andando a spostare gli spessori, potete decidere di abbassarlo ulteriormente. Torniamo a parlare della sua batteria Panasonic, che viene alloggiata e tenuta in sede con una serratura. La serratura andrà a bloccare in sede la batteria, per impedirne il furto e l'estrazione. Per attivare il circuito elettrico dovremo andare a girare la chiave nella serratura. Una volta girata la chiave resterà bloccata in posizione, per evitare che possa sfilarsi durante l'utilizzo. Per accendere la bici dovremo inserire una seconda chiave. Anche questa va ruotata e successivamente possiamo andare ad accendere il display. La Jano Bike E20, come dice il nome, dispone di ruote da 20 pollici. In questo caso i cerchi sono in alluminio e vengono raggiati, come con una bicicletta tradizionale. Questa scelta consente di abbassare il peso complessivo. Guarniscono delle coperture tassellate per lo sterrato, anche se, come abbiamo detto, trova il suo ambiente ideale nei fondi lineari e nello sterrato battuto. All'anteriore troviamo una forcella dotata di pomello di blocco e regolazione del precarico. Troviamo poi una trasmissione monocorona da 7 velocità con cambio Shimano. Completano il corredo un set di potenti freni a disco idraulici. Completa il corredo l'immancabile set Urban, composto da portapacchi posteriore, parafanghi in plastica, cavalletto laterale,
un fanale LED che dispone di comando dedicato. Troviamo anche il clacson elettronico. Ora andiamo a provarla e vediamo come si comporta. Ed eccoci al momento della prova. Partiamo con il motore spento e devo dire che la bici si pedala abbastanza bene, a patto naturalmente che siate su un fondo lineare come l'asfalto. Inseriamo l'assistenza, il motore attacca in maniera fluida e leggera, almeno nella prima modalità. Con il primo livello di assistenza si arriva a circa 14 km/h, mentre con il secondo si sale a circa 18-20. Terzo. E siamo a 25. Oltre il terzo livello la velocità sale decisamente sopra il limite. Frenata davvero davvero ottima grazie all'impianto idraulico, basta una forza leggera sulle leve e la bici si ferma immediatamente. Come detto prima, avete a disposizione la pedalata assistita, quindi vi basterà muovere i pedali, oppure in contemporanea potete utilizzare l'acceleratore in modalità full electric. Allora, c'è da dire che finché utilizzate la pedalata assistita il motore entra in maniera più leggera e fluida, quindi non avrete uno scatto brutale, ma subito dopo entra in funzione la coppia. Se invece scegliete di utilizzare l'acceleratore, ovviamente la potenza sarà più immediata. Rispetto ad altri modelli che ho provato si nota la larghezza del manubrio, sicuramente il più largo della sua categoria, e viene collocato in una posizione decisamente più bassa rispetto agli altri modelli. Questa soluzione la rende decisamente più comoda per i rider più bassi di statura, visto che addirittura col sistema di spessori potete abbassare ulteriormente il manubrio. Il display LCD è davvero ampio e facile da leggere, quindi non avrete bisogno degli occhiali rispetto ad altri modelli che hanno dei numeri davvero piccoli da leggere. In questo caso avete a disposizione lo stato di carica della batteria, la velocità corrente, il livello e il numero di chilometri. Come anticipato, la Jano Bike è adatta per l'asfalto, ma potete portarla anche sullo sterrato leggero, anche se sullo sterrato saltano fuori piccoli difetti, come ad esempio il parafango posteriore che andrà a sbattere violentemente sul portapacchi, come potete sentire in questo momento, non appena vado a prendere delle buche. La coppia a disposizione è davvero tanta, proviamo a spuntare in salita con il solo acceleratore. E devo dire che si sale senza nessuno sforzo. Come anticipato, il sistema con slitta posteriore non lo rende adatto agli sterrati particolarmente impervi, ma sullo sterrato leggero se la cava davvero bene e risulta molto veloce e facile da controllare. Ed eccoci nuovamente in studio, ma prima di trarre le conclusioni finali andiamo a spendere due parole sull'imballaggio e la spedizione. La Jano Bike E20 viene spedita dall'Europa, visto che il produttore dispone di magazzini logistici in Spagna e in Polonia.
In questo caso la bici arriva a casa in pochi giorni e arriva ben protetta ed imballata all'interno della scatola. Il montaggio richiede pochi minuti, visto che dovrete inserire in sede la ruota anteriore, il tubo sella e pochi altri componenti, come ad esempio i pedali. Naturalmente in dotazione viene fornito il manuale e il caricabatterie, più un multitool di cortesia. Andiamo a trarre le conclusioni finali. La Giano Bike E20 purtroppo non rispetta la normativa europea. In questo caso non sarà completamente regolare per circolare in strada. Tuttavia sarà ideale per chi ricerca un'e-bike potente e versatile, visto che dispone di una coppia abbondante e supera i 35 km/h. In questo caso, grazie al suo manubrio, risulta ideale anche per le persone di bassa statura, visto che sarà possibile gestire al meglio la posizione del manubrio. Il manubrio in alluminio è davvero largo, in questo caso viene montato un manubrio da mountain bike. E la posizione di guida è abbastanza comoda, anche se il produttore ha collocato il manettino di clacson e faro troppo vicino alla mano. In questo caso si può risolvere facilmente andando a spostarlo più all'interno, per avere più spazio per la mano. Se avete qualsiasi domanda sulla Giano Bike E20 scrivetemi sotto nei commenti. Naturalmente se siete interessati a maggiori dettagli o se volete acquistarla, vi lascio il link sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto ricordate di iscrivervi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!